Ho comprato la mia seconda supercar e credetemi, è stato qualcosa di veramente impossibile. Pensate a una sfiga e ce l'ho avuta. All'interno di questo video quindi vi porterò con me in un viaggio di oltre 3000 km viaggiando tutta la notte, destinazione Germania. Il tutto per un unico e chiaro obiettivo: comprare la mia nuova supercar. È tutto vero, sono venuto in Germania oltre 2000 km per ritirare lei, la mia nuova auto. No, è questa qua la mia nuova auto ed è bestiale. Stiamo parlando di una supercar con un motore estremamente particolare. Ho cercato questo modello online giorno e notte. Dopo aver scambiato tante email, ho forse identificato quella che fa caso mio. Hola signori, è il grande momento. Ci prepariamo per la chiamata. Andiamo sull'annuncio. Chiamiamo. Hello? Hi. That's Andrea. I brought you by email. Giorno dell'appuntamento per vederla dal vivo. Indicazioni sul tipo di banca e i pagamenti che accetta. Check dell'auto da meccanici specializzati. E tante altre informazioni che trovate qui. Just to be sure before buying the car, if we can do the... Yeah, that's all right. I had the big service on March and there were no complaints at all. Il giorno dopo. Che bella sensazione. Cioè, ho ricevuto un'email fantastica di tutti gli appuntamenti che sono stati presi. Non chiedetemi quanto sono carico. Requirement is the tires cannot be older than 6 years. Forget the warranty. Quindi per avere una certificazione su tutte le parti meccaniche della macchina sono necessarie delle gomme specifiche. 2700 euro, cifra che si dovrebbe a questo punto aggiungere al prezzo di acquisto dell'auto. Cerco quindi di capirlo meglio con lui e la sua risposta: yeah, I understand, but I'm not buying the new tires because I wouldn't use new tires this year, so you know we should just leave it this way and sell the car to somebody else. Perché dopo aver sentito sta roba, praticamente che dice che non vende più la macchina dopo 3 giorni di trattativa, mi sembra di essere all'asilo nido. We should just leave it this way. Cioè, sei serio? Ho cercato l'auto tra tutte quelle online. Ho scritto per email almeno una decina di quelle a cui ero interessato. Ho trovato poi la macchina che faceva caso mio. Ho fatto una trattativa. Abbiamo preso appuntamento in per un controllo ufficiale. Ho chiamato la banca per preparare il bonifico e ora mi dice che è troppo complicata perché bisogna comprare un treno di gomme. E se pensate non sia successo per davvero, queste sono le chat. Fermi tutti, ti chiamo. Cioè, non risponde, ma siamo seri. I'm quite upset. Well, you spent a lot of time. I spent a lot of time. I found a way to come on Wednesday. I'm going to drive back and ask him if they are able to mount foreign tire. Ogni volta che si sistema una cosa, se ne crea un'altra. Wait a moment. Quindi, pare che io abbia trovato queste gomme delle Michelin Pilot Sport Cup 2. Facciamo un check chiamando la concessionaria di Bologna. Volevo avere un'informazione. Devono essere omologate comunque. Non devono essere più vecchie di 5 anni. Grazie mille. Abbiamo trovato le gomme che fanno a casa nostra. Se riusciamo a farla... No, non mi monta la testa, basta, ciao. Il giorno dopo. Buongiorno, il grande giorno è arrivato. Ore 11:10, inizia questo viaggio infinito. Preparatevi perché questo video sarà pieno di sorprese, a partire dal primo mezzo che sto per prendere. Siamo venuti a Reggio Emilia a ritirarlo. E qui ci vuole un super grazie a Pneus Drift perché ha appena comprato questo mezzo fuori di testa, fondamentale per trasportare auto un po' particolari. Guardate che robetta che c'è dietro. Vedete una Yaris. Questo è un super progetto di Albi. Quindi adesso lasciamo libera questa piccola belva qua, oltre 350 cavalli, perché vabbè, forse avete capito, no? Cosa ci sarà contenuto lì dentro. Quando sarà finita, lo sai che ti tocca. Certo. Presto sul canale in pista. Fuori di testa! Quindi partenza da Reggio Emilia, direzione Germany. Ma quant'è prepotente il mezzo! Poi con questa livrea, in tinta con l'auto. No, scherzo. Ma vi ricordate che avevamo il problema delle gomme? Ok, il primo stop l'ho fatto, carichiamo le gomme. E ancora una volta, quando pensavo di avercela fatta, vedo meglio le dimensioni della gomma e cado in una tristezza infinita. Mi rendo conto di aver ordinato gomme di una dimensione sbagliata. Appena ho scoperto questa spiacevole notizia, ho chiamato tutti i gommisti della mia zona per cercare la soluzione, ma niente. Ho chiamato poi gli amici che conosco che hanno la stessa auto che avrei preso io. Ciao Andre, io sono a New York, mi dispiace, non riesco, però cerco di trovarti una soluzione. Ho poi chiamato i centri Porsche più vicini a me, ma ancora niente perché le gomme, essendo montate su pochissimi modelli, non le tengono in pronta consegna e sarebbero quindi arrivate il giorno successivo. Troppo tardi. Sono poi passato a chiamare i grossisti della regione. Buone notizie. Uno dei tre le ha. Ma calma. No. Le ho trovate di un'altra marca e senza marcatura.
A questo punto mi fermo e prendo la mia decisione. La supercar che ho trovato non fa per me. Mollo. Ma figurati se mollo! Totalmente il contrario, quindi partenza, direzione Germania. I had some issue, but I'm still coming. The issue is that I have the set of tire with 10-0, but for a 9-11 Carrera. A un certo punto, no, bisogna prediligere quello che il cuore vuole, non quello che la testa dice. Quindi ormai mi sentivo così dentro questo acquisto che siamo partiti. Unico tasto dolente, ci vogliono 10 ore, ma sai che pensavo 12? Che culo! Arrivo previsto per le 4 di notte, vi teniamo aggiornati. 7:30, ovviamente di nuovo rifornimento. Stiamo andando bene però. Due giorni prima della partenza sono voluto tornare dove tutto è iniziato, durante una sera in cui non riuscivo a dormire perché non stavo più nella pelle. Con l'occasione sono passato anche qua davanti e ho detto mi fermo un attimo. Non so se vi ricordate, perché qua, vi lascio il link qua sotto in descrizione, qualche anno fa ho ritirato la Ferrari Portofino. Quindi oggi dopo qualche anno sono cresciuto e ho avuto la fortuna di guidare tantissime supercar differenti. E oggi è arrivato il giorno di aggiungere una tra queste auto al mio garage. Mancano solo 9 ore. Hello, hello, tutto bene qua? Austria, arriviamo. Passaggio per l'Austria per delle strade che non sono praticabili. Pioggia, vento, chi più ne ha più ne mette. E in tutto ciò mancano 6 ore e mezza. 11:40, tocca a me guidare. Buonanotte bro. Buonanotte bro. Appena arrivati in Germania, terzo pieno. Bene, ma non benissimo. Manca meno di un'ora a destinazione. Poco dopo. Vorrei dire, non mi sembra vero che siamo arrivati, ma così sembra che sia stato un viaggio infernale lunghissimo che è durato dalle 11 di mattina alle 5:40. Dormiamo io 3 ore perché domani mattina appena apre devo essere là a vedere la macchina. Apro le AirPods per mettermele. Il mio auricolare è qua, nel mezzo di un'area di servizio. Buonanotte. Il giorno dopo. Non chiedetemi come sia possibile. 8:20, non so cosa sia successo stanotte. Non so se sono realmente io sveglio, ma pare di sì. Signori, è il grande giorno. Ora, vi ricordate che avevo preso tutte queste bellissime gomme? Ho fatto un errore, quindi ho ordinato delle 2:95, 30:20, invece che delle 3:25, 30:21. Queste gomme qua non vanno bene. Quindi, ora devo andare a trattare con Germania per vedere se riesco comunque ad avere la garanzia del Porsche approved. La concessionaria! Non chiedetemi se sono felice. Mamma mia! Tralasciando questo momento di commozione, devo ritrovare la concentrazione per riuscire a trattare in modo consono tutto il traffico delle gomme. Ok, era partito malissimo, nel senso che dicevano no, ma chi sei? Ma con chi devi parlare? Ma che cosa vuoi? Adesso mi chiamano il tipo con cui bisognerà parlare. Ci ho provato in tutti i modi, lo giuro, ma ho avuto la conferma che non avrei mai voluto ricevere. Non mi fanno la garanzia senza le gomme con la certificazione specifica richiesta da... La sfiga più grande che mi potrebbe capitare è la rottura del motore, 60.000 euro di danni. La seconda sfiga maggiore è la rottura del cambio, 20.000 euro. Quindi, in caso di emergenza, come posso trovare delle Michelin rarissime, specifiche per il mio tipo di auto? Sarò onesto con voi. Ho cercato tutta la notte su dei siti tedeschi utilizzando il traduttore. La mattina dopo avevo già l'asso nella manica, abbastanza sereno, ho provato a chiamare gli annunci. Cioè, per contattare il venditore devi essere registrato e non ti puoi registrare se non sei tedesco. Cioè, vi giuro, raga, non è vero. Non può succedere, davvero. Non possono succedere tutte a me. Prendo il telefono e chiamo Fra Kant, l'organizzatore del Cars & Coffee. Fra, scusa, non è che conosci qualche persona che mi potrebbe aiutare a risolvere questo problema? Ciao, Andre, non ti preoccupare, ci penso io. Mi dà quindi il numero di Klaus. Mi manda i numeri di telefono che mi servono. Provo la prima chiamata e niente. Il secondo numero non risponde. Il terzo le aveva già vendute. Ma la quarta chiamata. Chiamo un altro numero. I've seen you have Michelin. Do you have it? I have it. Mamma mia, ma chi sono? Trovato le gomme. La distanza 2 ore e mezza da me. Alle 13 arriveremo a 200 km di distanza dove prenderemo le gomme. Forse ci siamo. Siamo arrivati a Düsseldorf. Eccolo qua il nostro salvatore. Queste sono quelle appena comprate, Michelin Pilot Sport Cup 2 N0 e del 2021. Questa macchina si sta rilevando più costosa del previsto, altri 1000 euro spesi per gomme. 180 km ci separano dalla nostra Porsche. In tutto ciò Volker si carica e per la prima volta lo vedo propenso e convinto di vendermi la macchina e mi chiede se me ne sono innamorato. Please tell me, did you see the car and did you like the car? Guarda, l'ho vista 30 secondi mentre stavo pensando che non l'avrei potuto avere perché non riuscivo.
l'ultima cosa che volevo in quel momento è convincermi di prenderla per poi scoprire che non sarei riuscito a prenderla. Mi cita Bob Marley. L'amore ci aiuta a superare tutte le difficoltà. Va bene. Dobbiamo arrivare in prima che chiuda la banca per poi effettivamente fare il bonifico. È una corsa contro il tempo. Abbiamo circa 50 minuti tra montare le gomme, verificare la macchina, provarla, fare il bonifico e passaggio di proprietà. E adesso andiamo a conoscere il proprietario. At the end we made it. I didn't expect it to come with the truck. Signori, l'ho vista anch'io per la prima volta ed è una bomba fuori di testa. Di che cosa stiamo parlando? Tutto sembrava ormai fatto. Ne è successa un'altra. Ma vi rendete conto? Ma come è possibile? Come? Cioè all'improvviso, mentre ero lì tutto carico e facevo i video, la macchina di qua, vedo Volker che inizia a parlare in tedesco con gli altri con un'espressione tipo e mo io come glielo spiego? Quindi capisco che c'è qualcosa che non va. Sarò sincero, non capisco proprio nulla io del tedesco, ma una cosa l'ho capita: non mi fanno l'estensione di garanzia. Un'altra pessima notizia è che una delle gomme era bucata ed era stata riparata, quindi tutte ci capitano. Il tutto per sentirmi dire che è stato inutile? No, mi dispiace, ma no. Ultimo sforzo. Germania disponibili in 24 ore la gomma che serve a me. Così ordinandola e spendendo purtroppo altri 500 euro, sarei finalmente riuscito a ritirare la macchina con la garanzia necessaria. È il grande momento, signori. Prova ufficiale della macchina prima di comprarla. Adesso mi concentro per capire bene come va. Ragazzi, prova fatta. Contratto di vendita della macchina. È successo. Davvero. Thank you for the car. He is now the owner of the best car in the world. So if you see an orange Porsche in Italy, it's definitely his car. Vai, thank you so much. Mamma mia, ragazzi, c'ho una quantità di stress e Jack che mi conosce. Volevo farcela a tutti i costi e guardate che cosa c'ho in tasca. Ta-da! Non la carichiamo oggi, ma domani perché poi vi racconterò. Il giorno dopo. Colpo di scena pazzesco. Beh, ragazzi, non ve lo posso più nascondere, per cui la nuova macchina che ritireremo è questa qua. La macchina in questione è una Super Porsche 997 Turbo. Qualcuno ha detto turbo? Qualche altro controllo. Guardate il dettaglio di questa Porsche. Cambio manuale. Al cambio con la leva corta. Bemola, ti ci vedo già in Autobahn ai 300 a testare la massima velocità. E ora sono state messe queste targhe qua, che sono quelle di prova tedesche, per andare a fare effettivamente il giro di prova. La macchina è abbastanza fresca perché comunque c'ha 75.000 km, però sempre meglio fare un bel check. 480 cavalli. Da un punto di vista estetico è perfetta. Bellissima questa scritta turbo, che rappresenta la versione più potente di 997. E anche all'interno l'auto è perfetta. E poi sì, è cambio manuale. Quindi signori, la prendiamo o no questa 997 turbo? Ci siamo. Questa è tutta la documentazione della macchina. E lo so che non ci state capendo più niente, ma non temete e guardate il video per capire tutto. Signori, è ufficiale, Jack. Siamo proprietari di una 997 turbo con motore Metzger. Sei felice o no? No, adesso tu guidi questo e io tengo il turbo, Ah, se vuoi. Non è finita perché prendiamo il furgone e andiamo a ritirare un altro mezzo speciale. Andiamo a vedere, poi dopo la compriamo oppure no? Ah, vediamo. Si parte? No, vabbè, ma quanto va forte! Come entra il turbo? Non ha senso. D'altronde ve l'avevo detto che sarebbe stato un video pieno di colpi di scena, no? Signori, siamo ufficialmente arrivati. Siete Porsche. Comunque, posso dire, non ha un senso quanto va forte la 997. Adesso la vendi l'altra o... Quale tengo a questo punto? È arrivato il tipo. E adesso di nuovo pagare. Però dovrebbe essere l'ultimo sforzo. Così, su due piedi. 100 euro a gomma per poter essere montata. Onestamente, ci sono rimasto un po' male, Per cui, signori e signori, dopo tutta la sofferenza, il blur e tutto quello che volete, vi presento ufficialmente la nuova auto. Ta-da! Super Porsche GT3 RS. Non chiedetemi se sono felice. Stiamo usando 7 camicie per centrare la macchina dentro il carrello. No, vecchio, basta! Vecchio, sì che l'hai toccata! Dammi 5.000 euro! Se bau! Andiamo a bloccare le quattro ruote. Ci siamo! Così fatto! Si chiude!
Ci vedremo tra 1200 km. Buonanotte. Ma le sorprese saranno finite? La risposta è no. Per questo video abbiamo voluto esagerare. 10 ore esatte per arrivare a casa. Jack ovviamente mi ha abbandonato, come vedete. E se l'è presa comoda. Jack è scattato col turbo a Norimberga per arrivare in tempo all'appuntamento per vedere la terza auto che stiamo comprando. Non vi dico di che auto si tratta, ma rimaniamo in tema. Ci vediamo tra 8 minuti. Poco dopo, la nuova macchina, signori. 997 MK2, cambio PDK, 62.000 km, 4. S. 4S. Abbiamo anche carboceramici. Da un punto di vista estetica è perfetta. Cerchi compresi, freni con dischi carboceramici. A livello di optional qua non si scherza proprio. Eccola così com'è all'interno. Terzo contratto in 2 giorni. Missione compiuta. Se siamo in 2, come possiamo portare giù la terza macchina? Verrà portata giù da Greg domani e ci raggiungerà in aereo. Giacomino, ci rivediamo in Italia. Buon viaggio. Arrivo ore 2.40, 7 ore e 40 di viaggio. Ho ufficialmente segnato un nuovo record di spesa per un rifornimento di benzina, ma sul serio, 2,02 euro al litro pure. Sconto quantità? No, Primo cartello italiano. Benvenuti in Italia! Un controllino che lei stia bene. È l'1,40 comunque. E ovviamente di nuovo rifornimento. Il giorno dopo. Sì! E vai. Vuoi dirlo tu che cosa è successo? Non abbiamo le chiavi. Lato positivo non sono in Germania, lato negativo sono a 1 ora di distanza. Cioè proprio non siamo partiti benissimo. Mi sono reso conto che avevo lasciato le chiavi a casa. Vi trovate? Andiamo a prendere la macchina. Houston, è vero! Di che cosa parliamo? Come promesso, eccola qua. GT3 RS qua. E il Carrera 4S che abbiamo visto ieri è arrivata anche lei qua. Quindi sì, abbiamo fatto tripletta. E ora vi dico che terrò una di queste tre. Quale?